installato un nuovo defibrillatore a Maranello. Lo strumento salvavita è stato collocato davanti all'ingresso della farmacia di Gorzano. Inizia oggi e prosegue fino al 16 agosto la Fiera di San Rocco. La rassegna animerà la frazione di Spezzano con musica dal vivo, stand gastronomici e sfilate. Si è tenuta questo sabato la Fiera di San Lorenzo. Sotto il cielo stellato, la piazza di Formigine è stata popolata da bancarelle, stand gastronomici e numerosi interessati. Buona la prima per Fabio Grosso, il Sassuolo Calcio strappa il pass per i sedicesimi di Coppa Italia con una vittoria per 2-1 contro il Cittadella, decisive le reti di Mulattieri e Lorientè. Successo per il Sassuolo femminile nell'amichevole per campionato contro il Bologna, al campo spazzoli del Mapei Football Center, Playdrup e Clelland sanciscono il 2-0 per le padrone di casa. Buonasera e ben ritrovati da Distretto Oggi TG. Nuova installazione di un defibrillatore nel territorio di Maranello. Questa volta lo strumento salvavita è stato collocato davanti all'ingresso della farmacia di Gorzano. Ecco l'intervista al vice sindaco Chiara Ferrari. Assessore, si amplia la rete dei defibrillatori sul territorio di Maranello, non solo capoluogo, anche nelle frazioni. Sì, con la recente installazione di un nuovo defibrillatore nei pressi della farmacia in località Gorzano, di fronte alla scuola Jacopo da Gorzano, il comune di Maranello raggiunge 31 defibrillatori sul territorio e prosegue l'importante lavoro di costruzione e messa a sistema di una rete di prevenzione sanitaria con dei defibrillatori proprio contro gli eventi, gli episodi di arresto cardiaco. Le installazioni in questi anni sono state fatte con priorità ai punti sensibili della città, quindi nelle scuole, nei pressi delle scuole, degli impianti sportivi, degli edifici pubblici e dei luoghi più frequentati come parchi urbani e piazze, ma stiamo iniziando anche con delle nuove installazioni proprio nei piccoli centri e nelle frazioni. Posso già infatti anche preannunciare che la prossima installazione sarà nella frazione di Bell'Italia, dove un privato donerà un nuovo defibrillatore e l'installazione avverrà in collaborazione con l'associazione di quartiere, che è sempre molto attenta a questi aspetti. E poi ne installeremo a seguire uno anche a Torre Maina, dove stiamo concludendo alcuni lavori di riqualificazione. La domanda semplice del popolo: chi deve far funzionare questi aggeggi? Questi dispositivi vengono appunto o donati o installati dal comune di Maranello e comunque entrano in una rete di gestione e manutenzione della nostra amministrazione comunale. Il progetto è inserito in un progetto molto più ampio che si chiama Maranello Cardioprotetta e dà inizio nel 2015 e che appunto ha visto partecipare diversi operatori, tanto che oggi sono anche i dipendenti pubblici e la stessa polizia locale ad essere utilizzatori di questi dispositivi e occuparsi della manutenzione. L'elemento infatti di valore di questo progetto è soprattutto il progetto formativo, che invita attraverso dei corsi specifici fatti anche nelle scuole con delle azioni dimostrative con l'aiuto del 118, gran parte della popolazione ad apprenderne l'utilizzo appunto nei casi di emergenza. Negli anni sono state coinvolte centinaia di persone, si passa dagli operatori delle scuole, agli operatori delle associazioni sportive, alle associazioni del terzo settore, quindi a tutti i volontari che collaborano nelle associazioni, lavorano, operano nelle associazioni, fino appunto ai dipendenti comunali come la stessa polizia locale, che può contare anche di un defibrillatore proprio su un'auto di pattuglia.
È la settimana della fiera di San Rocco a Spezzano. Tutte le sere eventi e mercatini animeranno la frazione grazie all'organizzazione dell'associazione che prende proprio il nome di San Rocco. Ne parliamo con il presidente Roberto Montorsia. Una tradizione da tantissimi anni per la fiera di San Rocco a Spezzano, una tradizione che proprio questa sera ha il suo inizio per un programma di 5 giorni dove ci sono diversi eventi. Cominciamo questa sera con un evento per i giovani, ci sarà Enrico Benassi e la sua band e alcuni anni che viene, anche perché lui è uno spezzanese e lo ritengo l'unico profeta in patria, perché non è facile per un artista essere profeta in patria, lui lo è perché tutti gli anni c'è un sacco di gente che accorre per vederlo. Poi domani sera riprenderemo il liscio, ci sarà un'orchestra di liscio per la prima volta dopo alcuni anni, perché lo facevamo ai giardini pubblici e poi abbiamo smesso dopo il Covid. Come saprete, abbiamo ridotto un po' la fiera per mancanza sia di volontari che per il discorso che dopo il Covid, insomma, tante cose sono cambiate. Il 14 ci saranno il Giardino dei Semplici, era un gruppo che era famoso negli anni 80, faranno anche delle cover. Invece il 15 ci sarà un gruppo di cover insieme ai Nuovi Angeli, anche questo è un gruppo famoso negli anni 70-80, e si chiuderà il 16 con il fratello di Luciano Ligabue, che canterà dei pezzi di suo fratello e anche degli altri pezzi famosi, delle cover di Battisti, eccetera. Non c'è più, come hai appena detto, il programma allargato, però ci state pensando? Sì, ci stiamo pensando. Quest'anno comunque ci sarà anche il Raduno del 500, la mostra dei quadri a Casa Corsini, sotto il portico. Ci saranno gli street food nei giorni 12, 13 e 14, il 15 e 16 ci saranno le bancarelle per tutte le strade. Noi adesso ci stiamo riorganizzando come associazione, avremo dei nuovi volontari che si sono offerti per darci una mano e, se è possibile, sicuramente quest'altro anno cercheremo di riallargarla, di portarla come era la vecchia fiera, con magari le gare dei cavalli e tutto il resto, insomma. Si terrà questo giovedì la tradizionale processione scalza di San Michele a Sassuolo. Il programma prevede il ritrovo alle 5:50 del mattino sul sagrato della chiesa della frazione sassolese, alle 6 la partenza a piedi scalzi. Alle 6:20 ci sarà la recita del rosario all'oratorio della Beata Vergine di Loreto e al termine la processione sempre a piedi scalzi per il rientro in paese. A consacrare l'evento la messa della solennità dell'Assunzione al cielo di Maria Santissima, presieduta da Monsignor Giovanni Rossi, vicario generale della diocesi, che si terrà all'aperto nell'area parrocchiale di Rocca. Si è tenuta sabato la fiera di San Lorenzo, che ha popolato e animato le vie cittadine di Formigine. Sotto il cielo e le suggestive stelle cadenti del giorno di San Lorenzo, la piazza ha ospitato il mercato e numerosi stand gastronomici con la collaborazione della parrocchia di Formigine. Alle 19 poi è stata celebrata la messa nella chiesa di San Bartolomeo con il vescovo Monsignor Erio Castellucci. La serata si è conclusa alle 23 con lo spettacolo di luci musicali. Ed ora passiamo allo sport. Parte con il piede giusto l'avventura sulla panchina del Sassuolo Calcio per mister Fabio Grosso. I neroverdi hanno superato per 2-1 il Cittadella e hanno strappato il pass per i 16esimi di Coppa Italia. Il Sassuolo ha sbloccato il risultato a fine primo tempo con Mulattieri, servito da Bairami, poi il Cittadella ha pareggiato i conti con un tiro dalla distanza di Baldini. Infine Lauriente a decidere il match, un tiro dalla distanza al 58esimo vale infatti il definitivo 2-1. Il Sassuolo scenderà in campo per i 16esimi il 25 settembre, mentre il prossimo match ufficiale è fissato a questa domenica alle 20:30 in casa del Catanzaro.
Vittoria anche per il Sassuolo femminile nella terza amichevole precampionato. Ieri sul campo spazzoli del Mapei Football Center le neroverdi allenate da mister Gialloris Rossi si sono aggiudicate per 2-0 il match amichevole contro il Bologna. A decidere il match le reti nell'ultima frazione del primo tempo di Playdrup e Clelland. Il campionato delle neroverdi inizierà ufficialmente il 1° settembre con il match contro la Juventus Women. Dal distretto Oggi TG è tutto, vi diamo appuntamento a domani con una nuova edizione di Sassuolo Oggi TG, mentre la prossima edizione di Distretto Oggi TG sarà trasmessa lunedì.